tropico ubriachi di vita, qualcun altro invece deve essere ubriaco e basta, perché allora vale tutto. Tipo una volta a Colonia Falco, ricordate il cantante mitico del commissario, mi ha tenuto aperta la porta del bagno e mi ha detto prego. Allora vale tutto, vale, solo perché è una persona gentile. Qua, a proposito di bagno, qualcuno di noi ha fatto pipì con Bonovox, attenzione, urinatoio e mi ha guardato e mi ha detto in the name of love. Questa l'hai aggiunta dopo, non è andata così. I'm pride. I'm pride. Proprio sono l'orgoglio. Sono l'orgoglio. La persona più famosa che ti è capitato di incontrare, Danilo da Fiumicino, buongiorno. Buongiorno, Zozzoni. Ma non sai, non beh, Totti. Beh, ma emozionatissimo. Una delle persone che ho incontrato e che mi sono emozionato di più, sì, e l'ho incontrata grazie a voi, Eros Ramazzotti. Ah, è vero, lo seguo praticamente da sempre, da quando sono nato, quindi Beh, è Max stata Spezzali, veramente grazie. Beh, sì, ma tanti. Ma non voglio fare figli e figliastri. che poi chiamava Asco e dice ma perché Danilo non mi ha citato? J-Ax è stato un grandissimo. Pensa che anche Eros dice, sai, una volta io ho incontrato Danilo da Fiumicino. Ora chiama da Linus per dire. Però noi, la nostra comitiva, quando eravamo ragazzi, un paio di volte era venuta questa ragazza che era Maria Carla Boscono, che è questa super modella che poi è diventata una modella internazionale, e negli anni... Ma di Fiumicino lei? Di Fiumicino, sì. Okay. Negli anni successivi tutti mi lantavano, ci sono uscito un paio d'ore, ci sono uscito. Qualcuno ha dato anche il bacetto qui sull'angolino. A me mi ha visto, non ci vedeva già all'epoca, ma da 40 chilometri, ma giustamente. Invece, prima di iniziare la puntata, io ho un po' la coscienza sporca. No, che hai fatto? Devo confessarvi una cosa, e la voglio confessare pubblicamente. Aia, brutta. Vi ricordate il famoso buono della Feltrinelli che mi avete fatto per regalo? Sì. E sopra ci avete scritto studia. Sì. Io sono un po' di mesi che l'ho usato. Come l'hai usato? Che c'hai fatto? L'ho usato e ci ho comprato. Cosa? Ci ho comprato un Lego. Non lo dico. Però io temevo che fosse scaduto. Voi mi avete detto Danilo, compraci un libro. Leggi qualcosa. Mi raccomando, studia. Lego va sempre bene. Lego va bene. Quindi no, volevo dirvi, perché sono entrato alla Feltrinelli, volevo comprare un libro, poi mi sono reso conto, ma vendono pure i Lego qua dentro. Sì. Quindi ho comprato. Vabbè. Perché io solitamente ci vado per comprare i libri, capito? Quindi non sapevo che vendessero anche altri. Iniziale e finale è uguale, L.O. Quindi vabbè, libro, Lego. Niente, così mi volevo togliere questo. A che pagina sei arrivato? Alla 3. Le tutte figure, però le istruzioni le hai seguite, sono facili, non ci sono scritte, dai. I colori. Dai, andiamo con la sigla. Diretta su DJ ogni mercoledì, noi siamo sempre qua, tu dove vai, stai qui, il speaker preferito da tutto lo stivale, con i tre zozzoni sono gente che vale. Con Danilo. A me piacerebbe adesso che però nella prossima mezz'ora al 342-00-00-700 ci scrivesse gente che ti ha incontrato, Danilo, e che impressione ha ricevuto di te. Sarebbe bello. Tipo, sapete che Danilo è stato scortese? Impossibile, perché Danilo ha tanto... No, Danilo purtroppo è gentile. Ma delle volte potrà pure capitare. No. Veramente a me... Solo sui social tu sei veramente tremendo. Sono veramente contento delle persone che mi incontrano per strada, ma tutti quelli che mi chiedono la foto, nessuno che mi chiede la foto e mi dice è per me. Un amico di un mio amico che ti segue tanto, quindi mandiamo a Ciama Fatto Caso. Sì. Ciama Fatto Caso è quando piove e prendi una pozzanghera, l'acqua ti va sulla scarpa e quella goccia ti va sempre a finire sull'unico quartino dove c'è la tela. È vero. Senti subito il freddo sul piede. Però ci sono le scarpe che hanno la tela impermeabile. Certo, sì, certo. Quelle che compro io no. Però no. Come disse un mio amico, queste scarpe sono idrovore. Vabbè, allora le assorbono parecchio. Ammazza! Non idrorepellenti, idrovore addirittura. Sandrone ci scrive: ci ha fatto caso che quando ti si ghiaccia o ti si appanna il vetro della macchina, non si sa perché, ma tu quando lo vai a sghiacciare o a spannare, la prima parte che si sghiaccia o si spanna è quella dalla parte del guidatore.
del passeggero, mai il guidatore. Non so se ci avete fatto caso. No, me ne non mi avete seguito. No, 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 non abbiamo seguito. Quando sbrini con l'aria calda. Con l'aria calda, quando sbrina parte prima a destra. Parte prima a destra, okay. Sempre. Okay. Ma lui si chiede, Sandroni, secondo voi in Gran Bretagna, in Inghilterra, parte prima a sinistra? Chi guida con la guida a destra? Il pronuncio di Murphy sicuramente è a sinistra. Andiamo alla piegatura. Ci hanno fatto caso che quando sei in attesa fuori ad un bagno pubblico, sì, tu stai lì aspettando, capito? Sì, sì, sì. Arriva sempre quello che ti chiede, ma che sono tutti occupati? E tu dici, no. Allora, io passo i miei pomeriggi così, fuori dal cesso, ad aspettare. Mi piace sentire gente che mette peti, perché generalmente sono chiuse queste. Ma arrivano esultare per le piccole no, case. No, 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 no. Arriva un audio che ci dicono importante da far sentire. Sentiamo. Oh, grazie Danilo. Grazie per avermi menzionato. Manca l'emozione in questo mondo, purtroppo. Ma bisogna sempre andare avanti. Un abbraccio grande a tutti. Trio Medusa, number one. Grande, grazie! Vedi che non millanti? Non millanta! Offspring, Pretty Fly, su Radio DJ alle 8.45, ragionavamo a microfoni spenti su che persona sia Eros Ramazzotti, meraviglioso, uno dei più grandi artisti italiani al mondo, non in Italia, che è rimasto sempre veramente quel ragazzo lì, veramente nato ai bordi di periferia. Anzi, domani in occasione del compleanno della festa di Radio DJ mettiamo un disco di Eros, ragazzi, che ci ha 84. Mettiamo uno dell'84, che è il più vecchio di quelli che si conoscono di Eros. Sì, terra promessa, sì. Terra promessa. Sì. Io ricordo sempre questa cosa, già l'ho detta, che all'esame di terza media, a musica, dovevi portare o un artista, loro dicevano qualsiasi tipo di artista musicale, però tutti portavano Beethoven, classici, io portai Eros Ramazzotti, fatto benissimo, che però all'epoca aveva vinto Sanremo Giovani e Sanremo, però il libro era veramente piccolino, io l'avevo scelto anche per quello, perché comunque era anche lui all'inizio della carriera. E io ricordo sempre appunto che la professoressa di matematica di Eros è stata mia mamma, no? Che lo amava, ma la stessa rigidissima, ma invece per Eros, come dire, proprio occhio e cuoricino. E Eros è una persona talmente carina che addirittura una volta un'ascoltatrice ci ha raccontato che l'ha portata in sala di incisione, l'ha fatta, e lui non se la tira, ma qualcun altro invece se la tira. Aspetta, senti. Buongiorno Zozzoni. Alla festa di Radio DJ di 2 anni fa, io e mia sorella siamo venute da Roma a Milano e quando stavamo per fare la foto con Danilo, io gli ho detto: Danilo, lo sai che noi veniamo da Roma? Lui mi ha guardato e mi ha fatto: pure io, che vuol dire? E quindi insomma si sono rimasta un po' male, Danilo, ma non ti preoccupare, nessun rancore. Però, ciao Simona da Roma. Simona, ma Simona, come nessun rancore? Ma come no? Chiedi scusa. Mica gli ho dato un calcio. Ma io ho detto pure io. La foto non l'ha chiesta perché l'hai messa di sé. No, ce la siamo fatta. Danilo, sai chi sembri? Sembri il pollo di plastica che sta lavorando con noi. È vero. Giorni che sta qua già se la tira, ciocca le robe. C'è una paura che mi ruba il posto. Parliamo. Ma è vero che ti hanno convocato oggi? Sa che ti devo dire. Attento, stai. Danny Stucchi ti ha convocato? Sono curioso di sapere che ti dice. Ma passiamo ad esultare per le piccole cose. Comunque mi faccio la foto con tutti e saluto a tutti. Vediamo. Andiamo alla prima esultanza. Allora, quando il poliziotto al posto di blocco ti spaletta, ti stai per fermare, però c'hai sempre quella paura. Coscienza sporca. Ma un po' ce l'hai sempre. Un pochetto, saluti i colleghi. Ma i colleghi no, non c'entra niente, ricordiamolo. Cioè, dici: oddio, mo tiro qualcosa dal finestrino. Così insomma, di chi sta parlando? C'hai paura. Io ho sempre il terrore che magari il passeggero dietro non abbia messo la cintura. Ma il poliziotto che fa? Ti fa segno che non ha spalettato a te, ma quello dietro. Però
però dopo che no, sei passato che fai, dopo, però dopo un po' torni indietro e torni a prendere quella cosa. Però è vero, quando non ti prende sei felice, più che altro perdere quei 10 minuti. No, io cioè, veramente non prendo, anzi c'è sempre tantissima gentilezza da parte diciamo delle forze dell'ordine che ti fermano, però c'è sempre quella paura, non so. Guarda, ce l'hai, l'ansietta. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che sono intervenute in un'occasione di un incidente che non mi ha coinvolto personalmente, ma sono stati veramente bravissimi, bravissimi loro, bravissima l'ambulanza, veramente bravi. Elena ci scrive: ti cade la trus per terra, la raccogli, la apri e non se so sfragnati e distrutto nessun colore. doppio pollice addirittura, perché capita veramente di rado che non si sia rotto nulla. Ci hai mai fatto caso che fanno un materiale praticamente distruttibile di questa roba? Sì. Cioè, ma poi si rompe sempre il fardo, la cipria più costosa. Sì. Ma la cipria c'è un modo per ricostruirla? Sì, pare di sì. Sì, c'è un metodo con l'acqua, è come se la ricrei. Quindi c'è una piccola pappetta. Ci sputi dentro. Bravo, con l'acqua. La rimpasti. No, c'è però. Certo. Penso c'è un modo per recuperarla. Andate. Angelo ci scrive: quando c'è una raccolta punti che scade, sei obbligato a scegliere il premio. Premio al volo. E c'è un premio che ti piace! C'è proprio. No. Mi serviva proprio. No, è impossibile. Mi serviva proprio il togli pelucchi. Ma elettrico. È impossibile. Perché fanno apposta dei premi che non ti possono piacere. È rimasto solamente l'asciugamano da bidet degli Avengers. A me mi manca. Ma scusa. Ce l'hai fatta. Cioè, io sto aspettando un bicchiere. Aspetta, ma è da Murano arriva. Non torna. Io ho preso l'asciugamano da bidet. Che devo fare? Vabbè. I premi più belli del mondo sono quelli della centrale del latte di Roma. Ah, sì? Non so se voi li avete mai visto. No, sono fantastici. Bello, veramente bello. L'ultimo, ragazzi. Questo è proprio è l'esultanza delle esultanze. Ti sei appena seduto a tavola. Hai un appetito clamoroso. E tuo figlio più piccolo ti dice che gli scappa la cacca. Quello, ragazzi, tu sei a tavola. Lui ti dice, e tu gli chiedi: chi vuoi che ti viene, diciamo, ad aiutare? Mamma o papà? E lui dice mamma! Dice mamma! Non c'hai quell'odore sulle mani! Dai, vai! A parte che dice sempre mamma. Esatto, dice mamma, mamma. Non dice sempre poi, mamma, perché no. I bambini lo sanno che tu lì c'hai fame. Che te fa basta, subdoli! Basta, certo. Metti un disco, basta.